scemo, cosa fai in giro te? Fermati! Fammi vedere la certificazione. Sei scemo che cosa? Hai visto cosa sta succedendo? Ti pare caso andare in giro? Muovi il culo, ti porto dentro subito. Dai! Moccala, tira giusto dito! Pianta la docca! Dai! Ma... porca... non riesco a fargliela compilare se continua a fare lo stupido! Metta gaso se manca il foice da nota spacca il co! Non riesco! Pientela! Moccala, falla fa il bambo! Cosa c'è? Che cosa succede? Non vuol fare l'autocertificazione! Se stiamo qua ancora un po', sono passate 2 ore! Tiro via! Dove andavi allora? Ti rendi conto che siamo tutti nella stessa merda? Se andassimo in giro tutti come te senza pensare alle conseguenze, ti rendi conto di cosa potrebbe succedere, ma non hai capito che la gente muore? Eh? Dove andavi col tuo zainetto a fare un giretto al parco? Pensi che siamo qua a divertirci noi? Non so se leggi i giornali, ma magari l'hai sentita qualche sirena delle ambulanze. Guarda che siete troppo vicini. Stai dietro un passo, dai. Quello è bambo. Buona, così lo mandiamo a casa bello igienizzato. Basta, dai! Buonasera, 21 e 19, anche Rambo deve esibire l'autocertificazione in questa parodia. Sono le 21.19, siamo sempre in diretta, il titolo di questa sera è Il Covid non molla, ma il Veneto resta in giallo. Domani una nuova riunione tra presidenti delle regioni e il governo, dalla quale potrebbero scaturire novità per varie regioni che potrebbero passare dall'arancione al giallo, dall'arancione al rosso. Il Veneto, stando a quanto ha detto stamattina il presidente Zaia, ha i numeri per restare nella fascia gialla. Almeno questa è la speranza. Poi c'è questo algoritmo pazzesco, così l'ha definito il presidente Zaia, che detta legge. Allora aspettiamo i vostri sms, i vostri whatsapp. Intanto vi presento gli ospiti in studio, un medico, un amico di Rete Veneta, Vittorio Zanini. Buonasera Zanini. Buonasera a voi. Bentornato, grazie molte. Maurizio Conte di Forza Italia, buonasera. Buonasera direttore. Buonasera Conte. Grazie molte anche a Gianangelo Boff, che è responsabile provinciale a Treviso per la Lega. Buonasera, buonasera. Boff. Grazie anche a lei. Siamo collegati e saluto in particolare con molto affetto Federico Canera, assessore regionale al turismo. Buonasera assessore, è rimasto contagiato dal Covid, è positivo e quindi parleremo con lui tra pochissimo. Leonardo Padrini, imprenditore, buonasera Padrini. Buonasera direttore, complimenti per la mascherina da guerra stellare. ne ho una fitta serie, mia moglie me ne ha comprate di tutti i colori, e di tutte le fogge, e mi sa che dovrò girare anche in casa, dappertutto con la mascherina, la sto già utilizzando dappertutto. Allora, saluto anche il presidente di Confartigianato Bassano, Sandro Venzo. Buonasera presidente. Buonasera direttore, a lei e ai telespettatori, buonasera. E dovrebbe essere collegato tra poco anche Marco Michelli, che è presidente di Feder Alberghi, e come sapete c'è la questione dei Covid Hotel, per cui ne parleremo con il presidente quanto prima. Il Covid c'è, dice sempre il presidente Zaia nel punto stampa, circola, eppure c'è chi continua a sostenere che non esiste. C'è un'intervista incredibile che ha trasmesso la CNN a un'infermiera americana, che dice addirittura ci sono dei malati che negano che il Covid esiste una volta che sono in punto di morte. Vediamo questa intervista. Loro arrivano, sono terribilmente malati, hanno fame d'aria, dice la giornalista, e ancora non credono di aver contratto il Covid.
Sì, penso che la cosa più difficile sia vedere persone che vanno in cerca di altre ragioni, vogliono una risposta magica e non vogliono credere che il Covid sia reale. Ho scritto quel tweet perché la cosa non riguarda un singolo paziente, solo il culmine di tantissime persone. E le loro ultime parole sul letto di morte sono: non può essere vero. E quando devono parlare al telefono con i propri cari, sono pieni di rabbia e di odio. Questo mi ha resa molto triste, dice l'infermiera. L'altra notte non potevo credere che quelle fossero davvero le loro ultime parole. Strano ma vero, direbbe la settimana enigmistica, ma è così. E allora io andrei subito dall'assessore Caner, perché non è solo esponente del Consiglio regionale essere stato contagiato. Ieri abbiamo parlato con Elisa De Berti, che è la vicepresidente della Regione, l'assessore a bilancio Calzavara è risultato positivo, ci sono parlamentari positivi, insomma è un virus che non risparmia nessuno. Poi sentiremo anche Gio Formaggio, che ne è uscito e che manda un messaggio che trasmetteremo. Allora, assessore, intanto quali sono le sue condizioni? Ma guardi, direttore, io onestamente mi sento bene, penso di averlo contratto, diciamo, in forma leggera, se così si può dire, nel senso che io ho avuto solo una giornata di febbre e poi i classici sintomi da influenza, quindi insomma un po' di mal di testa, dolori muscolari, però insomma sono stato, diciamo, fortunato. Rimango basito anch'io quando sento qualcuno che dichiara che il Covid non esiste, non si può dire questo. Certo è che è vero che ci sono varie forme, molto probabilmente, nel senso che ognuno di noi reagisce in maniera differente. Quindi nel mio caso posso dire di aver avuto una quasi normale influenza, anzi forse nella mia vita ne ho avute di peggiori, però è anche vero che ci sono persone che invece sono in una situazione molto diversa, alcuni addirittura finiscono intubati, altri li ho sentiti io, perché insomma ho avuto anche più di qualche amico che ha contratto questo virus. C'è chi sta bene come me, chi addirittura ha zero sintomi, quindi neanche una leggera febbriciola come ho avuto io, e invece ci sono delle persone che stanno veramente male, hanno difficoltà respiratorie, magari non dico che finiscano in terapia intensiva o addirittura in ospedale, ma anche se ne stanno a casa fanno fatica a respirare e fanno fatica a alzarsi dal divano o dal letto, e quindi insomma penso che la cosa sia molto soggettiva. Comunque il coronavirus esiste, non è che non esista, ripeto, invece è abbastanza soggettivo come lo si vive, questo sì. È vero anche il dato che oltre il 95% delle persone sono asintomatiche, per nostra fortuna, perché se non fosse così avremmo gli ospedali veramente al collasso, mentre fortunatamente la gran parte delle persone riesce a superarlo bene. Però è vero che soprattutto quella parte di popolazione un po' più debole, che è quella stessa fascia che noi dobbiamo preservare, quindi penso agli anziani in particolare, devono fare particolare attenzione, quindi a loro in particolare mi rivolgo, perché devono continuare a usare tutte le precauzioni del caso. E guardi, le assicuro che io devo ancora capire, io e anche la collega De Berti in particolare dobbiamo ancora capire come l'abbiamo contratto, perché insomma è vero che io non ho mai smesso di lavorare e di incontrare anche persone, questo sì, e di muovermi comunemente come ho sempre fatto e come comunque dico sempre di fare, direttore, perché guardi che io sono uno di quelli che dice che bisogna convivere con questa cosa e la vita non si ferma, l'economia deve andare avanti, funzionare, però è vero che bisogna farlo con testa, quindi io ho sempre usato la mascherina, sempre avuto il distanziamento, ho sempre cercato di igienizzarmi bene le mani. Però è anche vero, direttore, che è un attimo, cioè a volte noi siamo distratti, basta toccare anche una carta e poi mettersi le dita in bocca o negli occhi che è facile contrarlo. Quindi io dico facciamo attenzione, però allo stesso tempo continuiamo a vivere. Ecco, io non sono un negazionista, ma non sono neanche un catastrofista, perché penso che insomma che la nostra società debba continuare a vivere, a progredire, perché altrimenti ci troveremo un domani con ben altri tipi di problemi. Certo, assessore, poi parleremo con lei e anche con Marco Micheli della situazione disastrosa
del turismo, non solo in Italia ovviamente. Vediamo immagini da Berlino, sempre i negazionisti, sono stati 30.000, si sono assembrati, è il caso di dire, nel centro di Berlino, e ci sono stati subito scontri con la polizia. Anche qui la polizia è intervenuta con gli idranti, con i lacrimogeni, ci sono stati dei fermi, degli arresti, dei contusi, insomma tafferugli che di solito si vedono in situazioni così di tensione legate a vicende della politica, ma in questo caso invece si è trattato di scontri provocati da veramente da migliaia di negazionisti proprio nel centro della città, che ovviamente mostravano cartelli contrari ad Angela Merkel, insomma una manifestazione che poteva andare anche peggio, poteva esserci un bilancio ancora più grave. Allora, poi sentiremo anche Gio Formaggio, che è uscito ha superato la crisi. Dottor Zanini, parto da lei perché lei è un medico, è un ginecologo, un ostetrico, ma insomma ovviamente ha ben presente quali sono i rischi che si corrono quando si confronta disinvoltamente con questo virus. Crede che ci sia stata in generale qui in Veneto molta attenzione da parte delle nostre comunità? Complessivamente ritengo che ci sia stata una prudente e una saggia integrazione tra le indicazioni istituzionali, parlo della regione, sì, e quindi mi riferisco a Zaia. Dicevo, tra le istituzioni, le rappresentanze sanitarie a tutti i livelli e la cittadinanza nel suo complesso. Anzi, mi rivolgo agli amici della piazza, di cui il più giovane ha 80 anni, per dirgli a questi 20-30 che cerco di sorreggere anche psicologicamente: bravi, avete mantenuto fede alle indicazioni delle strutture sanitarie e del governatore Zaia. E d'altronde non si spiega altrimenti il fatto che la nostra regione abbia questa maglia, che poi in Francia sarebbe famosissima, se non fosse che in Francia invece c'è, direi dappertutto, una zona rossa. E quindi sì, ci siamo inclinati, adeguati, talvolta anche ho torto collo, alle indicazioni che fanno riferimento a quelli che sono i presidi di prevenzione. Bene, li sappiamo, non li sintetizzo ulteriormente, anche perché lì, attraverso le vostre emittenti, compare sempre: non dismettete la mascherina. Ma ha detto bene l'assessore Caner. Attenzione, perché il contagio può intervenire anche attraverso gli occhi, e questo favorisce nella mia mente la preoccupazione dal primo lockdown, nel momento in cui nemmeno i miei colleghi, nemmeno io stesso che svolgevo delle guardie a Vittorio Veneto, potevo aver diritto alla mascherina ogni giorno, oppure agli scafandri, perché questi del governo dal febbraio 2020 non si sono resi conto, nemmeno l'OMS si è resa conto
di come il contagio si stesse trasformando in pandemia. Tanto è vero che mi ricordo benissimo che l'OMS e i dirigenti anche italiani del Centro Sanitario Nazionale sollevarono dei dubbi nel momento in cui il nostro Zaia, allora collegato con il professor Crisanti, ritenne di privilegiare i tamponi molecolari. Che poi alla fine i tamponi molecolari sono coloro, essi sono stati costoro, questo presidio di diagnosi, a fare in maniera di salvaguardare non solo la comunità, in una certa maniera, la comunità veneta, ma la comunità nazionale. Lui, il nostro presidente di regione, ha fatto quasi da diagnosta, da medico, direi persino avvenirista. Non guardarlo solamente al futuro, allo stretto futuro della comunità, perché quello è il termine che valorizza un tempo, forse anche, ma ancora di più ora, in corso di pandemia, colui che intuisce rispetto a colui che gestisce il carpe diem. Tanto è vero che noi rimaniamo ora, e auspico che lo saremo anche per il futuro, zona gialla, intanto in quanto è stato seminato prima, sotto l'aspetto della diagnosi, sotto l'aspetto della prevenzione e sotto l'aspetto anche della terapia. Anzi, colgo l'occasione di ringraziare, io che ho lavorato in 40 anni in ospedale, questi colleghi con i quali ho avuto dimestichezza. Non erano impegnati come ora, ma i vari Farnia, Romagnoli, Scotton, Rigoli, che poi li riassume tutti, coordinato dal direttore generale Benazzi, veramente hanno dato testimonianza in tutta Italia col governatore Zaia e con il presidio dell'esecutivo regionale, di come noi abbiamo allestito non solo le sale di cura per coloro che sono in grave difficoltà, ma di come abbiamo gestito, dicevo prima, ho quasi finito, i presidi di natura ospedaliera. Più che altro, e qua mi rivolgo alla gente, noi dobbiamo stare attenti non solo a essere contagiati, ma anche a non contagiare, ma in riferimento anche agli altri ammalati che non soffrono di Covid. Perché il problema è che più si intasano le sale da contagiati di Covid, meno gli altri ammalati possono usufruire delle strutture ospedaliere. Per cui uno che si comporta bene contemporaneamente fa un'opera salvifica, certo, nei confronti dei propri simili e soprattutto nei confronti degli ammalati, anche oncologici, che in caso contrario non possono usufruire delle terapie adeguate. Allora, vediamo il Gazzettino. Veneto resta giallo, ha detto Zaia, siamo tranquilli questa mattina e per i ristori ci aspettiamo un provvedimento dal governo. Pandemia, c'è un piano segreto che così è trapelato proprio durante la conferenza stampa. Sentiamo il governatore e poi torniamo da Caner, da Micheli, perché poi Federico Caner ci dovrà lasciare verso le 22, per cui approfitto della sua presenza. Ovviamente poi andiamo da Padrin, da Venzo, da Boff, insomma, da tutti i nostri ospiti. Vediamo. Nel giorno in cui il presidente Zaia annuncia che il numero dei decessi ha superato i 3.000, si torna a parlare di un piano di emergenza straordinario, su cui però il governatore mantiene riserbo. Il piano tiene, perché il piano che abbiamo fatto con l'ingegner Fattori è un piano che tiene, perché noi siamo fino a 6.000 e poi abbiamo un'altra roba che non diciamo, giusto? Ma fino a 6.000 ci siamo, pronti anche al peggio e siamo organizzati anche per il peggio. Ma sentite, stiamo parlando, hai capito? Se cade un meteorite, avete un piano per il meteorite? Sì, lo avevamo, in Veneto c'è il piano. Cioè, siamo pronti a tutto. Intanto da venerdì la mappa Covid d'Italia potrebbe colorarsi d'arancione, ma per il momento Zaia si dice cautamente positivo. I nostri dati sono assolutamente buoni, dopodiché capite che siamo tutti appesi all'R con T.
Ovvio che noi lo stiamo calcolando, però le formule che utilizziamo sono le nostre formule, adesso cercheremo di capire. Guardate, io spero veramente che si possa riconfermare la nostra area gialla. Penso che non abbiamo demeriti per passare in una zona arancione. La conferenza stampa è stata l'occasione per rendere noti i numeri delle forniture di dispositivi individuali distribuiti dal 26 febbraio a oggi. In strutture sanitarie, medici di base, pediatri di libera scelta, case di riposo, strutture sociosanitarie. Calzari 1.984.770. Camici 5.651.038. Cuffie 2.306.650. Guanti 25.799.440. Mascherine chirurgiche 31.623.351. Il governatore ha poi evidenziato come la presenza di 3 assessori regionali positivi al coronavirus non pregiudichi l'attività della giunta e aggiunge: io vivo in una bolla, nel senso che i miei contatti stretti siete voi, punto, li ho finiti. Le mie frequentazioni sono voi, siete voi, il gruppo di lavoro sopra che saremo 5 o 6 e poi a casa mia moglie, punto. E per concludere, sui test fai da te, l'appello è a chi riceve proposte d'acquisto. Lo strumento che abbiamo presentato non è vendibile. Non è utilizzabile perché non è, primo, validato, secondo, autorizzato. Per cui chiunque va a proporlo in giro, io non so se sia vera sta roba, propone una roba che non può fare, è illegale. Servizio di Ilaria Marchiori. Allora saluto e ringrazio anche Marco Michielli, che è il presidente di Federalberghi Veneto. Buonasera, presidente. Dovrebbe aprire il microfono perché non riusciamo a sentirla. Vediamo. Colpa mia. Buonasera, ecco. A tutti, in particolare mi consenta l'assessore Caner, che certo. È confinato in casa, esatto. non per propria scelta. Esatto, però lo vediamo in ottima forma, insomma, come tanti altri che hanno sconfitto il Covid, gli farà vedere i sorci verdi al Covid, ne sono convinto. L'assessore Canera. Senta Michielli, proprio con approfitto della vostra presenza per chiarire un po' la questione dei Covid hotel, no? Noi abbiamo letto un elenco, poi faremo vedere un servizio di una struttura individuata a Monastiere, cioè il Parco Hotel Villa Fiorita. Ecco, a che punto siamo con i Covid hotel? Quanti sono già disponibili? Cosa ci dice? Ecco, la premessa è che l'assessore Caner risponderà a titolo di membro della giunta, perché la materia non è di competenza sua, è di competenza della sanità. Sì. La situazione di Covid hotel in Italia, più che nel Veneto, la situazione di Covid hotel è che nella solita diatriba regioni, competenza della sanità, stato centrale, eccetera, si stanno attuando un sistema che non vede noi come Federalberghi, me in primis per carità, ma il Federalberghi nazionale. Tra l'altro oggi avrebbe dovuto incontrare il presidente Bocca, il commissario Arcuri, per un chiarimento in merito. Sì. Allora, la nostra posizione è molto semplice. Un Covid hotel non è una passeggiata di salute, è un posto nel quale si confinano delle persone, 20, 30, 40, 200, quelli che possono essere, che comunque sono portatrici del virus. Allora, non può, a nostro avviso, non siamo virologi, io per primo, però a nostro avviso i nostri collaboratori, che non sono stati formati, strutturati per lavorare in costanza di un rischio di quel tipo, possono essere la soluzione ideale per la gestione di questa tipologia di hotel. Spiego meglio. In un primo momento noi avevamo proposto, per esempio, alla Regione del Veneto a marzo abbiamo iniziato, e lì ringrazio effettivamente l'assessore Caner, che pur non essendo di sua competenza mi è sempre stato di supporto in questa cosa. Abbiamo cercato di ragionare nei termini di dire: cari signori, la cosa ideale è che, siccome a voi mancano posti letto, noi abbiamo posti letto. Vi consegniamo le chiavi degli alberghi,
ci pagate un affitto ovviamente per l'uso dell'albergo, vi diamo i servizi, quelli che non possono essere delegati a terzi, quindi la portineria e le manutenzioni. Dopodiché, per quei servizi per cui si può rischiare di venire in contatto con, si viene naturalmente in contatto ovviamente con i, chiamiamoli degenti, pazienti, come meglio credete, vi attrezzate voi come regione, voi Croce Rossa, Onlus, Medici Senza Frontiere, quello che più ne ha più ne metta, per poter avere la gestione di queste persone da parte di personale specializzato. Il rischio che corre un infermiere, e il pensiero va a quanti infermieri ci hanno rimesso la vita, ma il rischio che corre un infermiere è infinitamente inferiore a quello che correrei io se vado a fare la camera o servo in tavola una persona potenzialmente infetta. Ora, questa posizione è la posizione sostanzialmente che è stata sposata dalla mia federazione in tutta Italia. La Toscana è stata la prima regione a licenziare un accordo con gli alberghi di questo tipo. In Toscana in questo momento sta funzionando un accordo su questa falsariga, cioè io ti consegno le chiavi dell'albergo, mi paghi l'affitto e poi ti arrangi tu. Ora, le regioni si sono mosse in modo sparso. La maggior parte delle regioni sta facendo quello che sta facendo la Regione Veneto, quindi delegando alle singole ASL la trattativa con i singoli alberghi. Nessuna lesa maestà da parte nostra, per carità, ognuno decide di fare le cose come meglio crede, e la libertà della politica è quella di, appunto, di decidere, di prendersi la responsabilità e di decidere cosa fare. Noi sommessamente continuiamo a far osservare le cose che le dicevo prima. Certo. Non siamo molto d'accordo con questa politica di andare a prendere, che ogni USL vada a trattare con un albergatore, per il semplice motivo che in questo momento, mai come in questo momento, il tasso di disperazione autentica fra i miei colleghi è tale per cui sarebbero in grado di accettare di ospitare un convegno del demonio nel loro albergo pur di incassare anche pochi soldi. È comprensibile, insomma, certo. Ecco, le do quest'ultimo flash. Stiamo facendo, siccome stiamo cercando di lavorare a un protocollo nazionale, protocollo di sicurezza innanzitutto, perché quello che ci preme è la sicurezza dei nostri collaboratori in primis e di tutta la popolazione del resto, perché se un Covid hotel si dovesse trasformare, Dio non voglia, in un focolaio, lei capisce, si contagia la cameriera ai piani, torna a casa, contagia la mamma, il papà, il nonno, il nipotino, non è certo una situazione auspicabile. Chiarissimo, ora, Presidente. Ecco, le do solo quest'ultimo flash per darle la panoramica di quanto è frastagliata la situazione in Italia. Abbiamo fatto un sondaggio fra tutti i nostri. La situazione dei rimborsi a fronte di, dell'ospitare queste persone negli alberghi va da proposte chiaramente dalle varie ASL, va dai 20 ai 95 euro al giorno per persona. Ecco, noi troviamo che sia a 20 euro, francamente non si riesce neanche a dare la colazione a uno, e i rischi che prima dicevo a quel livello di cifra sono immensi. Lei pensi che solo per fare la la sanificazione delle camere noi abbiamo un'incidenza di 13 euro al giorno. In condizioni normali, con un malato Covid, magari anche qualche minuto in più. Ecco. Grazie, molto chiaro, Presidente Michielli. Jerry Scotti e il Covid, vedevo 24 persone intubate, scene da film di fantascienza e pregavo per loro. Il conduttore è stato ricoverato al Covid Center dell'Humanitas a Milano per 10 giorni e ne è uscito dimagrito di 11 kg. Poi vedremo anche Gio Formaggio con 20 kg in meno. Allora, Assessore, poi chi paga poi in questo caso? Ovviamente vanno remunerati gli albergatori che mettono a disposizione il loro albergo. Sì, allora guardi, per quanto riguarda il pagamento, questo è previsto dal decreto legge, spetta allo Stato. Mi pare anche che sia stato più o meno quantificato, ora non vorrei errare, ma circa 30 euro per l'alloggio più 25 di vitto, insomma in totale quindi sui 55 euro. E in ogni caso io, direttore, volevo ringraziare, non perché è presente, ma ringraziare
Marco Michielli, perché devo dare atto a lui che appunto fin da marzo scorso c'era stata la disponibilità di Federalberghi proprio per mettere a disposizione i propri associati per ancora la scorsa pandemia. Tant'è vero che io portai una delibera in giunta regionale dove in sostanza c'era una sorta di accordo tra la regione e Federalberghi proprio per dar vita a questi Covid hotel, anche se onestamente ha ragione il presidente Michielli, all'epoca ci fu anche una discussione in giunta, tant'è vero che adesso la questione è stata portata sotto, diciamo, l'alveo della sanità e non più dell'aspetto turistico, perché noi avevamo previsto anche un costo base, ma diciamo giustamente gli albergatori, il presidente Michielli diceva: io do a disposizione diciamo la scatola, l'albergo, però poi tutta quella che è l'assistenza deve essere fatta da chi ha le competenze. E su questo purtroppo, discutendo anche con i miei colleghi in giunta, non si è riusciti a trovare un accordo, quindi noi la delibera di fatto ce l'abbiamo già, a un costo preciso e standard, che però prevedeva che l'albergatore si prendesse in carico tutto, cosa che effettivamente diventa, per le ragioni che abbiamo sentito anche dal presidente Michielli, difficile. All'epoca mi fu spiegato che molto probabilmente non c'erano né le risorse che erano in quel caso in capo alle regioni e nemmeno il personale per poter garantire situazioni di questo tipo. Ora la situazione non è più gestita, diciamo, dal turismo, ma come ha sintetizzato perfettamente Michielli, è gestita dalla sanità. Devo anche dire che il commissario Arcuri è intervenuto come sempre con poco tempo di preavviso, perché ci hanno mandato una lettera e nel giro di pochi giorni volevano l'elenco anche delle strutture e già questo, se mi permette, mi fa un po' riflettere, perché dico abbiamo parlato tutti di una possibile pandemia, ritorno della pandemia. Ora ci chiediamo come mai da giugno scorso fino ad oggi non si sia pensato a mettere in moto qualcosa, ma soprattutto darci le risorse, perché noi, guardi, eravamo già pronti, tant'è vero che, come dice Michielli, noi la delibera in giunta l'abbiamo già portata, ma il problema che avevamo noi erano le risorse a disposizione e i medici e gli infermieri per poter piazzare in questi hotel per fare questo servizio, per le ragioni che spiegava prima Michielli. Quindi poi non si può pretendere in una settimana di avere l'elenco degli hotel. Allora è ovvio che qui a un certo punto la giunta, in particolare il presidente Zaia con la collega Lazzarin, ha chiesto alle singole ASL di fare degli accordi diretti con le strutture in maniera da garantire anche quel personale, che era esattamente ciò che chiedeva Michielli prima. Quindi diciamo che io e Michielli ci eravamo mossi per tempo, poi purtroppo la situazione è andata come è andata. Ora speriamo di non averne più di tanto bisogno, perché come ha detto il presidente Zaia in questi giorni, fortunatamente noi siamo in difficoltà ma non ancora in emergenza sanitaria nei nostri ospedali. Per rispondere alla sua domanda, e chiudo, e anche quella che vedevo in sovraimpressione da qualche ascoltatore, i costi comunque, mentre prima non si sapeva chi doveva pagare questa cosa, oggi sembrerebbe abbastanza chiaro da questo decreto legge che i costi sono a carico del governo. Poi sa, direttore, ci chiediamo tutti se arriveranno questi soldi, esatto, e quando arriveranno, perché questo è un altro paio di maniche, però in teoria il costo dovrebbe essere a carico dello Stato. Senta, assessore, un'ultima cosa, poi la lascio andare. Cioè, il Veneto vale il 10% del turismo, insomma è un fatturato gigantesco, il primo settore dell'economia del Veneto. A quanto ammontano le perdite a causa di questo coronavirus? Guardi, ovvio che noi quest'anno ci stavamo riprendendo nel mese di luglio-agosto, abbiamo fatto anche un buon agosto, a dir la verità, poi anche settembre, poi siamo ovviamente ripiombati nella grande difficoltà che oggi come oggi vede soprattutto colpite le città d'arte. Ora sono molto preoccupato ovviamente per la montagna invernale, perché ora ci accingiamo a questo periodo. E questo però ci dimostra una cosa, che se la pandemia
viene sconfitta, io sono anche abbastanza fiducioso nel fatto che la gente torni a viaggiare. È ovvio che se noi facciamo il bilancio di quest'anno, quest'anno noi abbiamo perso dal 70 all'80% del nostro turismo, e ovviamente adesso faremo, diciamo, anche la conta a dicembre del danno reale di tutto l'anno, però questa è una regione che faceva 18 miliardi di fatturato, e quindi capisce che per noi è un danno incredibile e non è ancora finita. Guardi, le do solo un dato. Sappiamo che abbiamo alcuni aeroporti chiusi, tra cui quello di Treviso. Pensi che quello di Venezia oggi sta girando al 10%, cioè abbiamo 3.500 passeggeri giorno a fronte dei 35.000 che avevamo esattamente allo stesso periodo un anno fa. Quindi è ovvio che di fronte a una situazione di questo tipo, cioè, molti mi dicono dobbiamo ripartire, fare la promozione e quant'altro, ma è ovvio che se noi abbiamo gli aeroporti chiusi, la gente non si muove, non gira, è ovvio che è difficile pensare a una ripartenza in ambito turistico. Quindi io credo che questo sia un comparto, il comparto più colpito di tutti. Tutti sono in sofferenza, però questo è il più colpito. Se pensiamo che noi abbiamo perso più di 60.000 posti di lavoro e più di metà di questi sono nel comparto turistico, lei capisce di cosa stiamo parlando. Quindi noi vogliamo lo stato di crisi sul turismo, l'abbiamo chiesto più volte al ministro Franceschini, e abbiamo bisogno di ristori immediati. Io ieri ho portato una delibera in giunta e ringrazio anche Federalberghi, perché su questo sono stati tenuti al corrente e devo dire che con grande senso di responsabilità hanno anche accettato, perché sai, in un momento come questo, quando la coperta è corta, quando si dà dei soldi a qualcuno c'è sempre chi si lamenta, però Federalberghi, che fa parte della grande famiglia di Confcommercio, ha aiutato la FIAVET, che è la sigla dell'agenzia di viaggio, e l'altro giorno abbiamo portato una delibera per dare anche un fondo perduto alle agenzie di viaggio, che sono quelle nel settore turistico che forse più di tutti stanno subendo un danno incredibile. Pensiamo che questi ormai sono quasi 2 anni che sono fermi, perché hanno potuto soltanto con i viaggi vecchi emettere dei voucher che non si sa quando verranno spesi, e devono ancora lavorare per il futuro, perché ovviamente adesso la gente non viaggia. Quindi noi, insomma, in sostanza, per chiudere, direttore, abbiamo subito bisogno di ristori per le imprese, perché altrimenti gran parte di queste imprese rischieranno di non riaprire più i battenti. Poi guardi, noi siamo pronti come regione a fare la nostra parte su tutto il tema della promozione, che sia turistica, che sia agrituristica, perché adesso vogliamo fare anche un grande progetto che metta insieme anche l'agricoltura con il turismo. Michielli e le altre sigle sindacali mi stanno dando una mano su questo, però noi prima di tutto dobbiamo salvare le aziende, dopodiché saremo pronti anche a un piano di promozione internazionale. Bene, bene, assessore Caner, grazie, e le auguriamo tutti una prontissima guarigione. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie, e agli ospiti, che saluto tutti. Grazie assessore, arrivederci, grazie molte, grazie. Tra poco ci sarà anche Roberto Tuninetti di Più Europa. Vediamo, prima di tornare dai nostri ospiti, Leonardo Padrin, Gianangelo Boff, Maurizio Conte, poi torniamo ovviamente anche da Sandro Benzo. Vediamo intanto questo titolo: terapie intensive sono a rischio 17 regioni, questo è il Fatto Quotidiano. Oltre 34.000 nuovi casi, 753 vittime. Pensate, oggi, in 24 ore, in tutto il paese, i morti sono stati 753. Sacrifici ancora indispensabili, dice Speranza. Vi dicevo, abbiamo servizio sul Covid Hotel della Marca. Vediamolo e poi andiamo da Leonardo Padrin. È incomprensibile il motivo per cui nella Marca trevigiana, la provincia più colpita in Veneto dal contagio, sia stata identificata solo una struttura alberghiera Covid Hotel fra le 16 definite a livello regionale. Ad affermarlo è la CGL, secondo cui la riconversione delle strutture ricettive non solo può alleggerire i nuclei che vivono la difficoltà del contagio in casa, ma anche far ripartire l'attività alberghiera e il suo indotto. Al momento risulta solo Villa Fiorita, Monastier, nell'elenco della regione. In paese la notizia divide. Mi fa piacere per i titolari, perché sinceramente dopo un anno che l'attività è chiusa effettivamente va bene, però non so. Veder portare gente che potrebbe essere
positiva, per me non è una buona iniziativa. Ovviamente anche loro devono vivere, però non mi sembra una buona iniziativa per noi commercianti. Se si utile sono d'accordo. Sì, sì, va bene anche io, sono d'accordo, sì. Se è una cosa utile che serve alla popolazione, a tutti quanti, insomma, ben venga. Non vedo problemi per la cittadinanza, che soprattutto è quello, l'interesse mio, insomma, è quello di proteggere appunto la cittadinanza, però non ci vedo assolutamente nessun tipo di problema. E per la struttura, credo sia la struttura anche che ha adeguati spazi, larghi, insomma, e quindi può dare veramente risposta a questo problema che emerge adesso, insomma, sempre se ce ne sarà la necessità. E poi c'è l'aspetto economico che non va dimenticato. Credo sia anche una, come dire, una temporanea attività che viene comunque, cioè qui c'è domanda e offerta che si incrociano, c'è la necessità di trovare degli spazi adeguati e c'è una struttura ferma appunto che è in sofferenza, quindi non vedo, la vedo una cosa positiva. La sindaca Paola Moro, intervistata da Lino Dina Paronetto. Intanto oggi Leonardo Padrin, il Premier Conte, ha detto: nel paese c'è diffuso disagio sociale, il virus è molto insidioso, il governo è al lavoro. C'era bisogno, diciamo, di ricordarcelo, perché voglio dire che il virus è invidioso, l'abbiamo capito sufficientemente bene. Allora, quello che forse non è percepito a livello governativo è che le persone si stanno arrabbiando, questo c'è di diverso, per cui andrà tutto bene è una sciocchezza che non esiste più. Anche rispetto al discorso degli alberghi Covid, non dimentichiamo la differenza fra spesa e investimento. Una giornata di degenza ospedaliera, una degenza ordinaria, quindi non terapia intensiva, costa 500 euro. Ma costa 500 euro in Veneto perché la sanità è sana, ma in altre regioni costa molto di più. Per cui quando si dice creiamo questi spazi sono un investimento, è che formare il personale, perché un conto è seguire dei clienti, un conto è seguire delle persone che non stanno ancora bene. Non ha logica, e sono d'accordo col presidente di Federalberghi, perché tu formi una persona quando c'è una prospettiva di durata, per cui l'investimento che fai per formarla trova un suo, chiamiamolo, ammortamento, ma anche una sua realizzazione professionale. Ma dire a qualcuno io ti formo per un lavoro che non so quanto dura e non so dove regna la provvisorietà più totale, è un non senso. La cosa va vista rispetto al fatto che ogni giorno che viene e che viene trascorso in un albergo la sanità pubblica risparmia 500 euro. Questo è il punto di partenza. Poi, per quanto riguarda il governo, la differenza fra il passato e questa seconda ondata, chiamiamola come vogliamo, è che prima c'era una solidarietà e si teneva duro perché non c'erano ancora effetti economici così forti. Oggi ci sono quelli che non hanno più soldi per fare la spesa perché non lavorano più di fatto da 8 mesi. Questa è la differenza fra la prima ondata e oggi. Assolutamente, assolutamente sì. Saluto e ringrazio anche Roberto Tuninetti, esponente di Più Europa. Buonasera Tuninetti. Con una precisazione, la solita, che non sono di Più Europa, ma di Articolo 1 MDP, LEU. Abbia pazienza, l'abbiamo messo con correttamente tutta la simpatia nel sottofondo. Per gli amici di Più Europa, ben inteso. No, ha ragione, abbia pazienza. L'abbiamo messo correttamente nel sottopancia, ma io me lo sono scritto qua. Abbia pazienza, grazie per averlo precisato. Allora, Maurizio Conte, domani altra conferenza tra presidenti delle regioni e governo, si parlerà soprattutto del fatto che il governo insiste nel mantenere 21 parametri che poi praticamente classificano le fasce regione per regione, cioè il giallo, l'arancione, il rosso. Invece i governatori propongono una cosa più semplice, 5 parametri, perché dicono con 21 parametri
la situazione con questo algoritmo è stata abbastanza caotica, la campagna era gialla, la Liguria non si aspettava di diventare arancione, insomma c'è effettivamente su questo un grosso contrasto ancora, no? Beh, penso che questo contrasto non riguardi il Veneto, perché per fortuna il Veneto è zona gialla. E secondo lei rimarremo in zona gialla? Cioè, allora, la questione dei parametri, se andiamo a mettere in discussione per cambiare colore, quindi andare verso l'arancione e il rosso, penso non sia questo l'obiettivo. Certo. L'obiettivo sicuramente è di certe regioni che sono arancioni o rosse, che ritengono invece di poter essere appunto considerati in maniera diversa e tornare verso il giallo. Però qua c'è una questione legata anche effettivamente a quelli che sono gli effetti dell'applicazione delle norme legate proprio ai colori. Prima è passato un messaggio c'è. Dove c'era scritto che nell'ambito dei mercati all'aperto c'è il divieto per chi non ha la vendita di alimentari, anche in Veneto. Questa è una scelta che è stata fatta dalla Regione. Il problema è che lo Stato ha dato la copertura per appunto sostegno alle attività che non lavorano in base ai provvedimenti che prende lo Stato, ma non ha la copertura, non dà la copertura per quanto riguarda i provvedimenti che prendono le regioni magari in maniera più restrittiva rispetto alle scelte che ha fatto il Governo. E quindi questa è la questione. Poi è inutile nasconderci dietro a quello che è una situazione sicuramente utile perché i cittadini si possono spostare nell'ambito del giallo, ma noi abbiamo attività che al di là che rimangono aperti non lavorano. Certo. E quindi non c'è una questione forte e pesante nella mancanza di una copertura di supporto a quelle attività che non lavorano anche nell'ambito del Veneto in particolare. Penso sia questo anche il messaggio che in questi giorni il presidente Zaia sta tentando di dare per mettere appunto di fronte al governo la necessità di una copertura di questo tipo, altrimenti ci vediamo penalizzati ancora una volta, al di là della bravura che abbiamo avuto nell'ambito della sanità, nell'ambito di quelli che possono essere i provvedimenti che hanno saputo in questi mesi programmare e soprattutto garantire certi rischi appunto di ricaduta come è successo con una sanità che è preparata. L'altro aspetto degli alberghi appunto Covid. Allora, ha detto bene il Presidente, noi viviamo l'albergo ma non ci prendiamo sicuramente la responsabilità della gestione. Ma chi può gestirlo in questo momento? Se già le strutture sanitarie, sappiamo, sono in forte carenza di personale. Chi andrà a gestire queste strutture che effettivamente hanno bisogno di persone preparate nella gestione di una situazione che sicuramente sotto aspetto sanitario ha dei rischi? E quindi anche qua mi sembra che sia la solita appunto invenzione che dà delle aspettative giustamente a certi imprenditori che hanno le attività chiuse, ma che non danno una garanzia sull'applicabilità. Abbiamo visto cosa è successo in certi ospedali, vedi anche in Lombardia, che sono stati realizzati in tempi veloci, ma alla fine non sono stati utilizzati perché non c'era personale sufficiente per andare ad operare. Sappiamo che appunto i letti di terapia intensiva magari ci sono, ma se non c'è il personale adeguato che può appunto supportare la gestione, in certi casi questi investimenti che sono stati fatti sono inutili. Allora è proprio su questo che noi dobbiamo appunto considerare che effettivamente serve anche da parte del governo un differente approccio, non solo legato appunto ai colori e quindi ai provvedimenti di restrizione che sono legati appunto alle differenti regioni, ma serve una uniformità anche di azione e soprattutto di sostegno all'economia. Al di là dell'emergenza, vedo che non c'è sicuramente da parte di questo governo una pianificazione, un programma, un obiettivo di rilancio in generale dell'economia, perché c'è questo aspetto. Si sta vivendo la giornata cercando di tamponare, mettendo risorse che sappiamo vanno a aumentare il debito pubblico, perché sono pura spesa, senza pensare come rilanciare l'economia. Se le imprese non pagano le tasse perché non lavorano, quale sarà il bilancio futuro di questa nazione, di questo Stato che sta solo spendendo?
E l'altro aspetto è cosa facciamo, li prendiamo o no quei soldi a livello europeo, in particolare quelli legati alla parte del MES che dovrebbero finanziare la sanità, certo, italiana. In particolare quei 34-38 miliardi che dovrebbero essere investiti proprio per garantire la ristrutturazione della sanità italiana. Anche in Veneto ne abbiamo bisogno, perché abbiamo visto che nell'ambito della sanità serve rafforzare la sanità territoriale, quell'aggregazione di medici di base, quel ruolo dei medici di base che deve essere rivisto anche nell'ambito della sanità pubblica, dando competenze, giusto riconoscimento, ma integrandole al sistema, perché questi sono liberi professionisti, ma sembra che possano in qualche maniera gestirsi il loro lavoro in maniera indipendente. Serve appunto un coordinamento che permetta appunto a livello territoriale di garantire i presidi territoriali, quello che è stato sicuramente basilare in certi casi, ma che è ancora da essere strutturato. L'altro aspetto è che abbiamo una situazione all'interno del caso di riposo, vedo quella di Cittadella, 15 morti, e quindi anche qua abbiamo visto che bisogna anche qua garantire in una forma di collaborazione importante tra sanità e strutture appunto accreditate, che non sono indipendenti, ma devono essere in relazione al sistema. Allora, poi parleremo ancora dei medici di base. Noi stiamo conducendo una campagna sulle nostre reti perché i medici di famiglia possano davvero contribuire con i tamponi ai loro pazienti negli ambulatori o in strutture messe in sicurezza. È stato raggiunto un accordo tra governo e sindacati dei medici, dopodiché molti ancora rifiutano di fare i tamponi ai pazienti. Ne stiamo parlando molto sulle nostre reti, continueremo a farlo. Vediamo a proposito di esercenti disperati, un servizio da Vicenza in vista di un Natale sicuramente molto triste. Vediamo. Questo 0, 0, 0. Una lunga sfilza di scontrini con incasso zero, quelli che ci mostra una commerciante delle piazze di Vicenza. Un mese, questo di novembre, da dimenticare. Tutti i mesi mi sembra che abbiamo fatto 600-700, però io l'affitto pago 1500. Senza luci, senza scaldamento, senza niente. Bollette d'affitti continuano a correre mentre gli affari, anche se non si è in lockdown, languono. Le voci dicono non andare in centro, non andare in centro, domenica andate fuori, no, perché i negozi siano aperti, ma tanti sono aperti, soprattutto quelli delle catene, ma anche domenica in centro a Vicenza non c'era nessuno. E alle 6, con molto dolore, chiudono tutto, per cui possiamo chiudere anche noi alle 6. E qua c'è la morte civile veramente. Gli occhi sono puntati sul Natale, addobbi e luminarie fanno già bella mostra e le associazioni di categoria invitano i vicentini a sostenere il commercio locale, ma non per tutti, le aspettative sono positive. Natale? Beh, io neanche ci penso, Natale non è più, sarà un Natale, sarà quello che sarà, perché questo dobbiamo dirlo, non ci sono previsioni, non c'è niente di ottimo né di buono. Manca lo struscio e la voglia di acquistare, ma non manca chi continua a sperare e chi fa suo l'invito delle categorie economiche. Speriamo che tornano gente a comprare come anni che prima. Servizio di Gabriella Basso. Allora, Gianangelo Boff, certo questo è il fronte più, insieme ovviamente alla patologia, alla pandemia, certamente il più drammatico è quello di migliaia, decine di migliaia di persone, milioni in Italia, che proprio non riescono più a sbarcare il lunario, che dovranno probabilmente chiudere i battenti, no? E sempre nella speranza che poi, come diceva Conte, arrivino delle risorse, ma per esempio abbiamo visto sul Recovery Fund con il no di Olanda e Ungheria, probabilmente queste risorse tanto agognate, 209 miliardi, che con tutta probabilità andrebbero anche in parte a risollevare
le imprese a sostenerle tarderanno ad arrivare, quindi qui si parla non più neanche di primavera ma di autunno prossimo, no? Nel frattempo il paziente come al solito può andare all'altro mondo, no? La riflessione da fare è soprattutto sul fatto che noi abbiamo assistito una prima a due fenomeni completamente distinti e differenti, che è stata la prima ondata di pandemia dove il problema era prettamente sanitario, dove ancora il sistema economico con un po' diciamo di background che c'era è riuscito in qualche maniera a superare il primo lockdown. E lì la seconda ondata di pandemia, che è quella che è arrivata in autunno, porta con sé magari delle dinamiche di carattere sanitario per le regioni che si sono attrezzate, per chi si è attrezzato, meno impattante rispetto alla prima, tant'è che i provvedimenti che sono necessari nella seconda pandemia non sono il lockdown totale come nella prima, ma sono leggermente più blandi. Però dall'altra parte la cosa che diventa una malattia altrettanto grave o più grave ancora del Covid, diventa il problema economico, perché le seconde restrizioni il nostro tessuto economico non le regge più. Non le regge più perché quella piccola riserva, quel piccolo tampone che c'era all'inizio, adesso non c'è più, perché comunque l'economia anche durante l'estate non è partita come doveva partire, in realtà non abbiamo avuto i grandi flussi turistici, eccetera, e adesso ci troviamo ad affrontare un periodo che ci impone ulteriori restrizioni. Allora, io qua vedo una situazione in cui adesso io rispetto gli appelli del Presidente della Repubblica all'unità nazionale, essere tutti uniti, eccetera, e seguire le cose tutti insieme. Però le responsabilità vanno individuate. Allora noi abbiamo avuto una prima fase della pandemia dove il problema era sanitario, dove per un buon mese e mezzo, due mesi, non si è capito bene cosa stesse facendo il governo. Non ha istituito le zone rosse a Bergamo dove andavano istituite e si è visto cosa è successo, non è intervenuto. Tra l'altro, cioè, si vedeva che i governatori delle regioni prendevano dei provvedimenti per i quali non è che all'inizio venivano considerati sbagliati, ma erano provvedimenti che dopo due o tre mesi venivano presi dal governo. Cioè vuol dire che il governo era due o tre mesi indietro rispetto ai governi delle regioni. Cioè questa è una cosa sotto gli occhi di tutti, ogni cittadino ha capito che è successo questo. Poi a un certo punto, grazie all'impegno di tanti governatori delle regioni, dalla buona gestione della sanità, si è venuti fuori dalla prima emergenza Covid. Usciti dalla prima emergenza Covid, c'era da preparare i cannoni per l'emergenza economica, ma abbiamo affrontato l'emergenza economica, cioè voi guardate cosa hanno fatto negli altri paesi europei, cioè le nostre soluzioni, le soluzioni che noi abbiamo messo, io parlo oggi con imprenditori, ho parlato l'altro giorno con un imprenditore che lavora nel ramo delle premiazioni, cioè le attività sportive, lui non ha più un mercato, non ha più un mercato a livello mondiale, è un'azienda che esportava in tutti i paesi del mondo, non ha più un mercato, non sa più cosa produrre, non sa più a chi venderlo. Noi per affrontare queste problematiche, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che con le scuole chiuse erano assolutamente necessarie fare acquisti massicci di banchi con le rotelle. Abbiamo risolto il problema della mobilità, cioè se noi pensiamo ai problemi che hanno le aziende di mobilità, abbiamo risolto il problema della mobilità con i monopattini elettrici, ma cioè, vogliamo capire che ci siamo fatti ridere dietro dal mondo. Abbiamo distribuito bonus e il bonus babysitter e il bonus per i centri estivi, e tra l'altro bonus per spese che erano già state pagate e le famiglie avevano già fatto fronte già mesi prima, quindi paradossalmente mi viene quasi da dire che non ce n'era neanche bisogno. Cioè, invece di pensare a rafforzare le imprese, a fare degli interventi massicci sulle imprese per sostenerle, perché poteva eventualmente arrivare una seconda ondata e non dovevano trovarsi impreparati a quella seconda ondata, no. Abbiamo pensato ai monopattini e alle rotelle. Poi, quando è arrivata la seconda ondata, siccome il governo non voleva lasciare ancora in mano alle regioni la gestione della pandemia, allora si è inventata la regia del governo, che nella prima ondata non c'era. Il governo si è voluto rendere protagonista della gestione della seconda emergenza del coronavirus, non tenendo conto del fatto che nel frattempo regioni come il Veneto si erano attrezzate con respiratori, con posti letto di terapia intensiva, perché ricordiamoci, quando è scoppiata la prima pandemia, domandiamoci perché la Germania, ad esempio, non ha avuto le restrizioni come abbiamo avuto noi qui in Italia e ha avuto meno problemi. Perché le linee guida per l'emergenza pandemica prevedevano il fatto
che fossero aumentati i numeri in terapia intensiva, aumentare i posti in terapia intensiva, cosa che il governo italiano, stiamo ancora attendendo il famoso documento segreto che deve uscire, no? Dove probabilmente, non vorrei saltasse fuori, magari che il governo sapeva cosa bisognava fare nell'eventualità fosse arrivata una pandemia di questo tipo e quali fossero le azioni che bisognava intraprendere, e magari non è stato comunicato a nessuno. No, le regioni nel frattempo, seguendo un po' quelle che sono le indicazioni anche a livello internazionale, si sono attrezzate, hanno preparato tutti gli anticorpi per la seconda ondata, tant'è che vediamo che la regione Veneto è zona gialla perché ha saputo reagire sotto il profilo sanitario in maniera corretta e ha saputo attrezzare ospedali, eccetera. Dopodiché vi è una parte relativa alla responsabilità civile di ognuno di noi, alla quale nessun intervento di nessuna regione e nessun Stato può risolvere. Cioè, se noi non capiamo che con la neve a terra non possiamo andare a 200 all'ora in autostrada, cioè, lì non ci può salvare nessuno. Cioè, noi dobbiamo capire che dobbiamo cercare di lavorare, dobbiamo cercare di sostenere i consumi, dobbiamo cercare di fare tutte le cose che sono necessarie, ma dobbiamo assolutamente evitare le cose che non sono necessarie. Cioè, non è rispettoso per i bar che sono chiusi, per i ristoranti che sono chiusi, fare le feste nella casera in montagna, no? Perché tanto là non mi vede nessuno, no? E ce ne sono state anche nei fine settimana scorsi, perché non è rispettoso. Cioè, vuol dire, come diceva Battisti, andare a fare i spenti nella notte per vedere se è così difficile morire. Cioè, è assolutamente da stupidi fare questo. Cioè, dobbiamo rispettare queste regole per quello che non è estremamente necessario, proprio per il rispetto di tanti che sono stati chiusi. Però non possiamo, sotto l'ondata della pandemia, sotto l'ondata del stringiamoci a corte se ci vogliamo tutti bene, ignorare quelle che sono le responsabilità di un governo che veramente era fuori dalla realtà. Un governo completamente fuori dalla realtà e un governo che oggi è completamente fuori dalla realtà. A me dispiace dirlo perché cioè, io sono orgoglioso del mio paese, sono orgoglioso e ho piacere di poter parlare bene di un mio presidente del Consiglio, di un mio presidente della Repubblica e di un governo italiano. Però non voglio essere critico a prescindere e qui poi mi taccio. Guardiamo cosa hanno fatto gli altri presidenti del Consiglio degli altri paesi europei e guardiamo cosa ha fatto il nostro governo. Se poi hanno fatto la stessa cosa, ho sbagliato, ma andate a verificarlo. Fare un confronto. Allora, sentiamo Roberto Toninetti di Articolo 1 MDP come giudica appunto l'azione del governo e anche delle regioni, insomma, a questo punto. Sì, guardi, io e il signore che mi ha preceduto abbiamo evidentemente vissuto in un diverso paese in questo periodo. Io ho visto nella prima fase un governo estremamente preoccupato che imponeva a delle regioni che recalcitranti, che non volevano essere messe in zona rossa, di fatto il lockdown per tentare di fermare l'epidemia. Ho visto un'azione che è stata riconosciuta come efficace a livello mondiale per portare i contagi al minimo. Poi ho visto, e su questo invece sono perfettamente d'accordo con il leghista che mi precedeva, ho visto degli imbecilli che hanno passato l'estate a dire che il Covid non esisteva, che bisognava togliere le mascherine. Ho visto il capo dell'opposizione partecipare a dei convegni negazionisti in Senato rifiutando la mascherina e dando un segnale molto chiaro a quelli che erano i suoi elettori, tant'è che è cambiata proprio la percezione delle persone. Ho visto un presidente della regione Sardegna cedere ai vari Briatore, Compagnia Bella, alla Santanchè, eccetera, tutti i pensatori che possiede la destra che dicevano che in realtà l'emergenza sanitaria era finita. Ho visto i pensatori della destra continuare a dire che c'eravamo ormai in una dittatura sanitaria e che tutto questo in realtà era assolutamente dettato solo esclusivamente dalla necessità del governo di stare in piedi. E quindi abbiamo dilapidato un patrimonio che ci era costato tantissimo, perché io ogni tanto partecipo a qualche trasmissione televisiva ed è da giugno che stiamo dicendo che se torna il lockdown sarebbe stato un disastro innanzitutto per l'economia. E abbiamo avuto una Meloni, per esempio,
che ha passato l'estate a dire che l'app Immuni, che era utilissima per il tracciamento, non andava scaricato, e anche lei dicendo basta con tutte con queste restrizioni perché ci riducono di fatto la possibilità di restituire ampio respiro all'economia di consumo a partire da quelle dove si ammassano le persone. Per cui abbiamo visto questo delirio, mentre noi cinici e come dire iettatori della sinistra dicevamo state calmi, quando continuavo a vedere Speranza che diceva manteniamo degli atteggiamenti prudenti, quando continuavamo a dire che la politica unica corretta è quella delle 3T, e cioè quella di testare, tracciare e trattare tutti i casi che si trovano per isolare i cluster, ci siamo ritrovati dopo quest'estate folle che eravamo in una situazione enormemente migliore dagli altri paesi europei, che in questo momento non stanno assolutamente meglio di noi, che abbiano i governi di centrodestra, che abbiano i governi di centrosinistra, e ci siamo dovuti innanzitutto preoccupare di ridurre le fesserie che Salvini e soci continuavano a dire sui social, dicendo che l'epidemia non esisteva più, che l'emergenza sanitaria non ci sarebbe mai stata. Guardate, io qua ho dei bellissimi post che ha fatto Salvini, veramente straordinari, proprio che in qualche misura dicono proprio, guardi, Salvini qua il 2 giugno, addirittura il 2 giugno, che diceva assolutamente la pandemia non esiste più, in Italia ormai tre quarti del paese sono esenti da contagi e da ricoveri, inutile continuare a terrorizzare le persone. Pensate, uno che all'epoca aveva un consenso del 35% dei voti diceva queste fesserie qui. Ecco, grazie a questa banda di idioti che ci hanno sostanzialmente, che hanno convinto le persone che l'epidemia non c'era più, perché effettivamente sono degli opinion leader che hanno un grande seguito, e in cui ho visto sinceramente gli amministratori di città, di provincia, eccetera, anche della Lega, quasi vergognarsi di certe stupidaggini che venivano dette dai loro capi. Ho visto un atteggiamento completamente diverso dagli amministratori locali, che a parte qualche non lodevole eccezione, che erano seriamente preoccupati da quello che dicevano i loro capi. Ci siamo ritrovati a passare da una situazione che a settembre ci vedeva fanalino di coda fortunato dell'Unione Europea per numero di contagi, a riempirci nuovamente grazie al fatto che sostanzialmente una parte della popolazione non ha più collaborato. Noi abbiamo visto una marea di situazioni in cui negazionisti sui siti Facebook, prevalentemente se non esclusivamente di centrodestra e di destra estrema, hanno fatto manifestazioni, hanno fatto i convegni per dire guardate che non è vero, guardate che ci stanno raccontando un fracco di balle, e adesso siamo in questa situazione. In questa situazione, per carità, io rispetto sempre, quasi ammiro quelli che hanno la bacchetta magica in tasca, che dicono ah beh guardate la strategia per rilanciare l'economia è dietro l'angolo, non è un problema, e si risolve facilmente, si risolvono facilmente i problemi. Primo, però, non dicono con quali soldi. Noi abbiamo una polemica che riguarda anche una parte della maggioranza, ma che parte da Fratelli d'Italia e dalla Lega, sul fatto che i soldi anche del MES ci servirebbero per riuscire a sostenere gli enormi costi che stiamo avendo nella sanità per curare le persone. Perché a differenza di quello che diceva qualcuno solo poco tempo fa, non è vero che muoiono solo gli anziani, e poi come vi permettete, che l'avete detto in tutte le salse, muoiono solo gli anziani, perché gli anziani non contano niente, detto, perché la gente che crepa in casa di riposo, e l'avete detto fino a ieri, se vuole vi tiro fuori 50.000 post anche di personaggi autorevoli del vostro partito, Zaia, che dicevano ma guardate che problemi non ce ne sono, e invece sì, l'avete detto, non Zaia, ma c'è mezza classe politica vostra della Lega che ha sostenuto questa teoria, che bisognava abbandonare tutte queste precauzioni eccetera per rilanciare l'economia, quando avevamo 2.000 contagi al giorno, e questi sono i risultati. Va bene. Io credo che attualmente, poi dico una cosa anche sui manopattini perché mi sarei un po' stufato, sì, cioè noi a un certo punto, e dovremmo, chiudo solo sui monopattini, sì, poi se volete dico sì, anche sì, il resto,
Noi abbiamo 65.000, 70.000 morti per inquinamento all'anno. Nel momento in cui i beceri sinistroidi al governo continuavano a dire che bisognava stare molto attenti, essere prudenti, eccetera, ci dicevano: ma smettetela, ci sono 20 morti al giorno, vogliamo mica preoccuparci. Pensiamo invece a tutti i morti che ci sono per l'inquinamento, per tutto Toninetti il resto. Ecco, deve chiudere però perché va oltre i 7 minuti, è certo. Troppo, abbia pazienza. I monopattini però vorrei un attimo, servono proprio a questo, a ridurre l'inquinamento. Vediamo quanti monopattini ci sono in giro. Se fossero dei motorini farebbero un sacco di smog. Siccome noi abbiamo 65.000 persone all'anno che muoiono solo di inquinamento, non è che dobbiamo aspettare che lo capisca anche la Lega, che l'elettrificazione e la pulizia dei mezzi di trasporto deve passare. Cioè, l'Europa l'ha già capita tutto, i soldi li stanno mettendo in questa direzione e bisogna andare in questa direzione, perché bisogna ridurre anche l'inquinamento. La Germania ha fatto investimenti massicci proprio sui monopattini elettrici, perché giustamente il motorino è la causa dell'inquinamento. Ma più avanti di noi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Più avanti di noi, compreso sulla, ma ci crede a quello che dice? Incentivare la mobilità elettrica. Invece noi siamo più avanti con i monopattini, sui pannelli solari e su tante altre cose. Non con i mezzi di trasporto, non con i mezzi di trasporto pubblici, servono a ridurre l'inquinamento. Allora, direttore, dobbiamo andare avanti, per favore. Fabrizio, diamo Joe Formaggio e poi andiamo da Sandro Venzo. Vediamo cosa ha detto oggi Joe Formaggio. Ciao a tutti gli amici di Rete Veneta. Finalmente sono negativo. Ho passato il Covid. È stata dura perché mi sentivo mancare l'ossigeno e ho avuto qualche problema, però finalmente ne siamo usciti. Joe Formaggio, 20 kg dopo. Asciugato dalla battaglia vinta con il Covid, il consigliere regionale veneto racconta la sua guarigione ripercorrendo i giorni bui trascorsi in cattiva compagnia col virus che inizialmente aveva sottovalutato. Oggi invece sa bene che col Covid bisogna stare in guardia, guai a lasciargli anche il minimo vantaggio. Non è una malattia da sottovalutare, però non è neanche una malattia per cui dobbiamo chiudere tutti i nostri locali, tutte le nostre aziende, perché io stesso non riesco a capire dove l'ho presa. Un virus infido, opportunista. Nemmeno Joe Formaggio sa dove lo ha contratto, ma oggi, consapevole di quanto sia importante rispettare tutte le regole anti-Covid, condivide le giuste istanze di tante attività produttive che rischiano di restare soffocate da clausure varie e assortite. Insomma, come abbiamo sostenuto noi di Rete Veneta, i locali, se hanno spazi ben organizzati con gestori che ne rispondono, sono presidi di sicurezza da non chiudere, perché non tutte le serrande che si abbassano si riapriranno e si rischia di creare zone buie, piccoli deserti urbani dove attecchisce il degrado. Non demonizziamo i bar, i ristoranti, lasciamo che questa gente lavori, anche perché spesso il 99% dei baristi e dei ristoratori stanno lavorando in sicurezza a mezzogiorno. Non capisco perché non possano farlo anche alla sera. Io ero superficiale all'inizio, questa è una malattia seria, però chi lavora in sicurezza ha diritto di lavorare e di mantenere la propria famiglia. Quindi stiamo attenti a questa maledetta malattia, però non dobbiamo morire di fame. E così oggi, in questo suo ritorno, il consigliere regionale Joe Formaggio, con questo video inviato a tutti i telespettatori di Rete Veneta, lancia un appello al governo nazionale. Il mio appello è quello di cerchiamo di riaprire in sicurezza e prestiamo la massima attenzione. Grazie a tutti. Avremo qui domani sera Joe Formaggio, consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, a servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Allora, Presidente Venzo, noi ci eravamo sentiti mesi fa durante il primo lockdown. Che cosa è cambiato da allora per gli artigiani? Ma diciamo, direttore, che purtroppo è cambiato il fatto che se durante la prima fase avevamo ancora
i polmoni pieni di ossigeno a livello economico, quindi avevamo ancora la capacità di sostenere la prima ondata, adesso questa capacità non c'è più. Allora io ormai rimango veramente basito di fronte a certe così scaramucce che sento da governo, opposizione, anche questa sera, quando uno si scaglia contro l'altro. Allora io continuo a dire che finché voi fate le scaramucce le imprese muoiono, perché il dato di fatto è questo. Allora voglio dare due dati per far capire forse ai politici presenti in studio, quando si scagliano uno contro l'altro o contro il governo o pro governo. Allora, quando parliamo del paese Italia, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, io vorrei solamente ricordare due cose importanti. Allora, questo paese ha il 134% di debito rispetto al PIL, quindi abbiamo quasi 2.600 miliardi di debito. La Francia ha il 94% di debito rispetto al PIL, la Germania il 61,9%. Allora, da questi dati dobbiamo partire per capire perché in Germania hanno dato fino al 70% del fatturato, ok? Quindi hanno già previsto che uno perde il 70% del fatturato durante il 2020 e quindi l'hanno già versato nei conti correnti delle imprese, senza tanto andare a chiedere codici o non codici. Quindi hanno una capacità economica talmente diversa dalla nostra che, signori, c'è poco da fare, ma dopo 20, 30, 40 anni che in questo paese scaviamo il debito pubblico, adesso non possiamo certamente stare qui ad andare ad attaccare o a dare delle colpe a qualcuno o a qualcun altro. Allora, la realtà dei fatti è questa: abbiamo un paese che ha dimostrato con questa seconda emergenza di essere un paese fragile, un paese disunito e un paese che ancora una volta non ha trovato tra opposizione e maggioranza un compromesso, un'unità d'intesa. Allora, continuando così, sicuramente usciremo da questa pandemia. Io posso dire che rispetto alla prima ondata ho veramente moltissime persone, moltissimi amici che sono positivi. Fortunatamente quasi nessuno è in situazioni preoccupanti, però diciamo che è molto molto più vasta della prima ondata. Prima qualcuno ha citato che muoiono 65.000 persone all'anno in Italia per problemi dovuti allo smog. Allora, sono 180 persone al giorno. Con questo cosa voglio dire? Che purtroppo dobbiamo convivere con questa malattia, dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere veramente attentissimi, non attenti, ma dobbiamo continuare a mantenere vive le imprese. Faccio solo un esempio: Bassano del Grappa, ristoranti chiudono alle 6, bene, i negozi hanno deciso di fare dalle 8 del mattino fino alle 6, orario continuato, e poi si chiude tutto. Questo è un aiuto che si può dare all'economia, è un piccolo aiuto, però è un passo dove persone pensanti raggiungono un accordo. Allora, se in questo paese noi raggiungiamo degli accordi e non stiamo lì a parlare dei monopattini sì, monopattini no, e non pensiamo a uno sviluppo economico industriale del paese, guardate veramente che la pandemia economica farà molti 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 più danni di quella purtroppo sanitaria, ed è una cosa che stiamo sottovalutando tutti. Allora, la media dei cali del fatturato, la media è dal 30 al 40%, la media, non parliamo di albergatori, non parliamo di ristoratori, non parliamo di tutta quelle attività legate appunto al turismo, legate alla vendita diretta, che stanno sì tenendo aperto perché siamo in zona gialla, ma come si vedeva prima non stanno facendo fatturati, quindi il corrispettivo la sera è zero. Allora, a queste persone, io quando 6 mesi fa dissi facciamo un semestre bianco, qualcuno al governo mi chiese cos'era il semestre bianco. Allora, se la capacità di ragionamento di un paese che cerca di uscire da una crisi è quella di chiedere cos'è un semestre bianco, vuol dire che, direttore, mi dispiace, ma non ci siamo proprio. Allora, va bene pensare a quello che è la situazione in questo momento epidemiologica, va bene pensare a quello che dobbiamo fare per mantenere vivi gli ospedali senza andare al collasso, ma se non pensiamo da stamattina, non da domani mattina, da stamattina al futuro economico del paese, guardi veramente che, cioè, tutto quello che ci si sta buttando addosso stasera con gli ospiti, veramente è aria fritta, è tempo perso. E ancora una volta dimostrare che non si è capaci
di raggiungere un obiettivo comune, che è quello di salvare posti di lavoro, salvare imprese e far ripartire l'economia. Allora, che è grazie. Questo in questo momento è il dramma. Le risorse andavano concentrate proprio lì, andavano concentrate in un semestre bianco, andavano concentrate nel sostegno alle imprese. Cioè, questo è il ragionamento. Cioè, se noi non partiamo dal presupposto che chi crea il PIL sono le imprese, chi dà i posti di lavoro non sono i decreti legge ma sono le imprese, se noi in un momento di crisi di questo tipo non ci concentriamo al sostegno, alla defiscalizzazione delle imprese, è ovvio che poi il problema è lì. Cioè, le poche risorse che l'Italia ha non le può disperdere in tanti rivoli. Non possiamo considerare gli imprenditori i prenditori o cose di questo tipo. Dobbiamo concentrarci sull'aiuto alle imprese, che sono quelle che producono il PIL e che assumono le persone, che danno i posti di lavoro. Se non ragioniamo in questa ottica qui, il Paese ha ragione lei, ha ragione lei. Allora, adesso vediamo un altro servizio e poi torniamo da Padrine, da Zanini. Intanto in Friuli Venezia Giulia, preoccupazione perché aumentano i contagi e i ricoveri. Rischiamo la zona rossa, ha detto il presidente Massimiliano Fedriga, e non quella arancione. Pochi giorni fa Fedriga aveva protestato per la collocazione in arancione dalla gialla in cui si trovava con l'Emilia Romagna ed il Veneto. Ieri Christian Arbeut è stato all'interno del reparto di terapia intensiva della rianimazione di Cafuncello, dell'ospedale Cafuncello di Treviso. Sono stati due servizi che hanno fatto molta impressione perché abbiamo visto da vicino i malati, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, i medici, i chirurghi, quindi diamo anche stasera un'altra parte di questo reportage, vediamo. Io non posso pensare che il popolo italiano, con tutte le informazioni che ha, non riesca a comprendere che queste cose esistono. In terapia intensiva non ci sono il giorno e la notte, il clima è sospeso, ogni vita cristallizzata e trattata con cura. Li hanno chiamati eroi nella prima fase della pandemia. Oggi qualcuno li tratta con sufficienza, talvolta fastidio, come se lottare contro il virus fosse uno scherzo. Qui però, dove in gioco c'è la vita, c'è poco tempo per guardare i dibattiti da salotto, anche se non manca un pizzico di amarezza. Non credo che i negazionisti abbiano senso civico, assolutamente. La struttura è sotto stress, i riposi spesso saltano, ma qui nessuno si lamenta. Sicuramente è faticoso, però si fa, insomma, fa parte del nostro lavoro e pertanto ci mettiamo in gioco, insomma, ovviamente in questo periodo è richiesto uno sforzo maggiore, ma si fa, insomma. Alla fine del nostro viaggio la procedura della svestizione, i calzari, i guanti, la visiera, il camice, tutti negli appositi contenitori, un rito alla rovescia altrettanto importante perché a casa c'è sempre qualcuno che aspetta, come racconta questo neopapà. Ettore, sì, è una gioia, insomma, torna a casa felice per vedere lui, ecco, sì, di sicuro. È felice ma magari un po' preoccupato per questo. Sì, di sicuro preoccupato, anche prima in gravidanza, forse ancora di più adesso, per carità, sì, però di sicuro. Non bisogna mai abbassare la guardia e penso soprattutto a qualsiasi manovra che faccio, ovviamente a casa. Questi segni sulla fronte della visiera dopo poco più di mezz'ora. È lo stesso primario Farni a consigliare di filmare la reazione della pelle, che racconta di una costrizione necessaria. Ma qui i turni non durano certo mezz'ora. Minimo la mattina e pomeriggio sono sette ore. Riusciamo a fare qualche pausa di 10 minuti, ma non di più. E la notte? La notte sono 10 ore. Queste 10 ore dovete anche pronare i pazienti, quindi anche fatica. Chiaramente ci troviamo in condizioni anche abbastanza pesanti. E se una morale c'è in tutto questo, la sintetizza in poche parole Farnia, che così si rivolge ai trevigiani. State tranquilli, ovviamente abbiate la preoccupazione e aiutateci a non infettarvi e quindi a ridurre il lavoro per tutti noi, ma tutto quello di cui ci sarà bisogno noi cercheremo di darlo a tutti quanti. Grazie molte a Christian Arbeut, al primario, a tutto il personale, davvero un lavoro straordinario. Noi abbiamo
abbiamo invitato i medici di base, alcuni medici di base che non vogliono fare i tamponi, a farli, così come fanno tantissimi loro colleghi, medici di famiglia che rischiano ogni giorno, che sono stati anche infettati dal virus, alcuni hanno anche perso la vita, ma riteniamo che tutti i medici di famiglia debbano contribuire a curare i loro pazienti, a visitarli, a fare loro i tamponi, e per questo, per aver detto questo, abbiamo ricevuto diffide, minacce di querele da parte di sindacati dei medici, di federazioni dei medici, insomma, e noi continuiamo però ad andare avanti su questo perché non ci facciamo certo intimidire. Dottor Zanini, lei su questo come, da che parte sta? Diciamo, ritiene che i medici di famiglia, di base, debbano fare anche questo, in fondo, visto che siamo in trincea tutti quanti, siamo in guerra? Dipende da come ciascuno di noi si comporta nella vocazione che abbiamo sposato nella nostra vita. Nella fattispecie, la vocazione del medico. Io l'ho sempre interpretata in questa maniera. Ma lei pensa che se nel mio ospedale, nella mia specialità, ostetricia e ginecologia, ci fosse stata un'emergenza o un'urgenza e io avessi finito il mio turno di lavoro, non l'abbia proseguito invece, senza nemmeno farmi pagare, pur di salvaguardare una donna da una emorragia, oppure di aiutare una donna a partorire un bimbo in maniera difficoltosa, in maniera tale da aiutare anche i miei colleghi e senza farmi pagare le ore straordinarie. Forse non me le sono mai fatte pagare in 40 anni. Perché il nostro codice deontologico, ma dobbiamo guardare a noi stessi prima che agli altri, di Ippocrate, prevede che ciascuno di noi, soprattutto nelle emergenze, nelle urgenze, si adoperi al di fuori di ogni contratto di lavoro o di ogni orario prestabilito. Accanto a questo devo sottolineare che proprio per merito della Tina Anselmi, 1978, e mi fa piacere che Zaia l'abbia ricordato ripetutamente questo fatto, cioè di quanto lei si è adoperata per organizzare un servizio sanitario unitario, alla stessa stregua avevano valore i medici ospedalieri e i medici del territorio, tra le altre cose, sotto un certo profilo, magari di natura economica, c'era anche un contratto che forse significativamente gratificava di più i medici di famiglia, proprio per il fatto che erano il filtro, risultavano il filtro. E il nostro territorio è stato rispettato, è stato detto anche da te giustamente, proprio perché i medici di famiglia hanno creato il filtro rispetto al virus. Tanto meglio se ora si possono adoperare anche per fare i tamponi, perché siamo in un periodo di emergenza, di urgenza. Io auspico che lo facciano al di fuori di ogni vertenza sindacale. Primo punto. Secondo punto. Beh, questa invenzione del professor Rigoli, cioè, sui microtamponi, io voglio ricordarlo perché veramente qualche volta le invenzioni nascono dal buon senso, dal comportarsi con semplicità. Ha detto bene lei l'altra sera, le stesse donne sono in grado di fare un'autodiagnosi di gravidanza sulle urine attraverso quella famosa saponetta. Esatto. Oppure noi in ospedale
su quella saponetta riusciamo a capire, ad esempio, se una donna ha rotto prematuramente le membrane. Quindi ha sposato questo buon senso con l'inventiva, e il professor Rigoli ha dato lustro al gruppo dei microbiologi, al gruppo organizzato da Zaia, perché lui è il coordinatore di tutti i microbiologi e non solo nella regione Veneto, e questo potrebbe essere un'altra occasione, un altro momento per la diagnosi preventiva. Tutti dobbiamo adoperarci, compresi i veterinari. Ha ragione Zaia, bisogna essere avveniristi nel momento in cui ci si aiuta, essendo essi capaci di seguire gli animali, ivi compresi i mammiferi, per carità, senza ridurre il genere umano a un mammifero, perché noi siamo dotati anche di anima, però ciò non toglie che essi stessi si possano adoperare. Si intersecano tutte queste valutazioni che sto esprimendo, cercando anche di farmi capire, con tutto ciò che invece non è stato fatto. Ad esempio, avete parlato giustamente delle manchevolezze del governo. Ne aggiungo due, poniamo due, tre sull'onda di quello che avete sottolineato voi. A parte il tema che allora si sono dati reciprocità di colpevolezza, Conte da un lato e la coppia Fontana-Gallera dall'altro, nel momento in cui nessuno ha chiuso la zona rossa. E questa è una colpa, credetemi, risulterà una colpa di epidemia. Oppure nella regione della Calabria sono riusciti a sostituire di giorno in giorno uno, due, tre, quattro commissari. Ma sapete voi che nemmeno il nostro, mi ricordo benissimo, Redigolo, già direttore almeno in due occasioni delle ULS della provincia di Treviso, era diventato commissario in Calabria, mi ricordo, su indicazione di Maurizio Sacconi, e non è riuscito a cavare un ragno dal buco dopo due anni di impegno. E questi pensano di risolvere la situazione alternando quattro candidati che si sono dimostrati uno peggio dell'altro. Solamente sul tema del Covid, è il tema generale di come viene gestita, ahimè, la sanità in quelle regioni là, soprattutto in Calabria. Non ho finito. Prego. E poi io mi dolgo veramente che siano stati operati tutti questi bonus, come è stato anticipato dal non voglio dire commissario, ma dall'incaricato delegato in questo momento della provincia di Treviso per la Lega, e hanno pensato ai bonus sugli alberghi, ad esempio, che non sono stati usufruiti da nessuno, 500 euro durante le vacanze. Oppure il bonus sulla bicicletta, sul monopattino che ha fatto crash in un'unica giornata. Oppure il bonus per i tablet, e ci sono 11 milioni di persone che non sono collegati via internet. Accidenti, ma bisognerà essere previdenti. Non tocco neanche il tema delle rotelle, perché altrimenti va a finire che veramente tra la Zolina, Patuanelli, non me li voglia il collega di Leu, Speranza, perché non ci si può neanche mascherare di fronte alla paura del virus? Perché talvolta genera più complicazioni la paura che non l'assunzione di responsabilità per mettere in atto le azioni di prevenzione, che purtroppo non sono state messe in atto. Magari dipende anche dalla mancanza di responsabilità dei cittadini, può darsi anche di qualche politico, però è il governo che doveva dare le diritte, e quali esse fossero le prioritarie. Grazie molto, dottor Zanini. Allora poi torniamo anche da
da Toninetti, però vediamo a proposito di questa vicenda tragicomica, adesso andiamo da Leonardo Padrin ed anche da Michielli, torniamo dal presidente di Federalberghi, dei commissari calabresi che si sono susseguiti i siluramenti e le rinunce, anche perché l'ultimo commissario nominato, Gaudio, ha detto di sì a Conte e poi si è presentato e ha detto: ci ho ripensato perché mia moglie non vuole andare a Catanzaro. Allora subito sui social hanno paragonato questa decisione a una scena di un film di Alberto Sordi. Vediamo. Ma se ti dicessi cambiamo vita, andiamo giù a vivere a Catanzaro? Adesso mi fai passare il momento del sonno, poi non dormo più. E poi che c'entra Catanzaro? Nel sud della vita costa meno. Ma noi stiamo tanto bene qui. Poi, nel sud. Figurati. Sì, buono Giovanni, sono cotta, sto andando. È più o meno quello che ha detto la moglie di Gaudio al commissario già nominato e che ha poi comunque rinunciato all'incarico. Allora, Leonardo Padrin, torniamo da lei, poi dal presidente Michielli, da Toninetti, insomma cerchiamo di fare un altro o due giri se riusciamo, con tempi un po' più rapidi. Prego Leonardo. Beh, intanto attribuire alla Meloni e a Salvini il fallimento di Immuni, insomma, mi sembra una forzatura. Quella app lì c'è stata imposta da 1000 spot televisivi, radiofonici. Allora io non voglio giudicare, sicuramente non ha avuto l'effetto che doveva avere, però ritengo che non possa essere imputato a due esponenti dell'opposizione. Poi possiamo discutere di tante cose, sicuramente. Non c'è la database a cui riferirsi? Prego, bravi, database, i dati li dovevano mettere le regioni, se le regioni non li mettono si può fare niente. No, caro, ho seguito bene io sta storia. Prego Padrin, vada avanti. Qua l'autonomia non è che si può volere a giorni alterni. Allora vada avanti Padrin, uno alla volta, perché sennò se vi accavallate si capisce poco. Scusa. Prego. Non dipende da me, direttore, perché è il signore Rosso che mi parla sopra. Cioè, voglio dire, sì. Allora credo che è stata sbagliata questa. Beh, insomma, io credo che il problema delle Immuni sia un problema minore. Quello che è stato, secondo me, veramente grave a livello governativo è la scuola. Cioè, voglio dire, sono passati 6 mesi e se può essere imputato a chi ha trascorso un'estate un po' troppo leggera, una responsabilità di tipo culturale, c'è una responsabilità ben precisa da chi è ministro e non ha programmato il rientro a scuola nel modo dovuto. Cioè, voglio dire, sono due responsabilità di tipo diverso. Chi è il governo deve governare, deve fare scelte. Non è possibile, può anche sbagliare ed è comprensibile che qualcosa chi è il governo possa sbagliare. Ma non è accettabile che chi è al governo, come nel caso della scuola, non prenda decisioni o le prenda tardive. Allora, grazie a Padrin. Vediamo, a Padova c'è la Casa del Pellegrino che potrebbe diventare hotel Covid. Sentiamo il direttore come si stanno preparando e poi torniamo ad Alberto, da Marco Michielli. Abbiamo ricevuto la richiesta di adesione ad un bando emanato dall'ASL, alla quale noi abbiamo comunque condiviso quelli che erano il numero di camere che potevamo mettere a disposizione, i servizi alberghieri inclusi e la quotazione. Di fatto tutto si ferma lì,
perché noi non abbiamo ricevuto alcuna conferma e né tantomeno è stato siglato alcun accordo. Gabriele Iosefini ha appreso dalla stampa la notizia dell'inserimento dell'albergo che dirige nella lista dei Covid hotel che la Regione Veneto si dice pronta ad attivare. La Casa del Pellegrino in pieno centro a Padova, proprio di fianco alla Basilica del Santo, è una delle tre strutture scelte per la provincia di Padova. Ci sono anche l'Hotel Augustus di Montegrotto e il Point Hotel di Conselve. Conosciuto e frequentato soprattutto dai fedeli del Santo che arrivano qui da tutta Italia e anche dall'estero, Casa del Pellegrino dispone di oltre 300 camere di un servizio di ristorazione. Per noi è un passo comunque importante perché come struttura alberghiera è una struttura che nella sua totalità con quasi 300 posti letto ha un'operatività molto importante, quindi questo permetterebbe di aiutare l'azienda a superare questo momento e da un lato, dall'altro lato garantire anche alle famiglie dei miei collaboratori una sostenibilità economica che in questo momento non è sempre scontata. Il 2020 è stato un anno difficile, anche a giugno, mese antoniano, non si sono registrate molte presenze e questa opportunità per la Casa del Pellegrino si sposa anche con la vocazione della struttura nata 70 anni fa. Casa del Pellegrino nasce come struttura alberghiera per fornire un'opportunità di soggiorno. Nel tempo Casa del Pellegrino è stata orfanotrofio, è stata studentato e ci sta che si apra alle necessità del territorio. Ora il direttore attende di essere contattato dall'USL Euganea e dalla Regione per recepire i protocolli di sicurezza sanitaria da attivare. Un piano per la gestione degli eventuali ospiti positivi al Covid però c'è già. Abbiamo la fortuna di essere comunque una struttura molto grande, quindi abbiamo due plessi distinti. Il nostro progetto è quello di dedicare un plesso in toto all'ospitalità di questi ospiti particolari, mentre dedicare il secondo plesso e tutta l'area ristorativa, quindi aperta al pubblico, per quanto riguarda invece i turisti regolari. Ecco. Servizio di Valentina Visentina. Allora, Presidente Micheli, se vuole poi commentare questo ultimo servizio, ma volevo chiederle un chiarimento su notizie che riguarderebbero tanti albergatori che, non avendo mai nemmeno più riaperto dopo il primo lockdown, ora meditano di vendere le strutture se non nei casi in cui le abbiano già messe in vendita. È così? Sono tanti gli albergatori che hanno deciso proprio di chiudere e di vendere? Il microfono, Presidente, perché... Ci provo. Scusi, sono poco pratico. C'è problema. Purtroppo sì, come sempre accade in questo tipo di eventi, quando ti prende lo scoramento, quando ti prende lo sconforto, una delle opzioni che hai di fronte a te è quella di mollare tutto, abbandonare e via. Quindi sì, lo confermo, purtroppo aggiungo, perché la classe media degli albergatori del Veneto è una media di altissimo livello, gente con grande professionalità, con grande dedizione. Se questi dovessero malauguratamente, una parte di questi dovesse malauguratamente abbandonare, sa solo Dio chi può venire in cambio di questi, perché lei tenga presente che in questo momento non è che gli albergatori siano in condizioni di rilevare l'esercizio che un collega mette in vendita, hanno già problemi a pagare il mutuo del loro o a pagarsi l'affitto del loro. Quindi certo. Il livello di preoccupazione, se capisco bene dove vuole andare a parare, è alto. Siamo in contatto, io e tutti i miei colleghi presidenti, con tutte le diramazioni dell'Arma dei Carabinieri, le questure, i prefetti, perché l'allarme usura e l'allarme acquisti di strutture alberghiere, di esercizi commerciali anche, quindi bar, ristoranti, eccetera, da parte della criminalità è un rischio profondamente concreto. Certamente. Presidente, senta, ci sono alberghi che pensano ad altre soluzioni, a parte i Covid hotel, cioè cosa state cercando di immaginare per andare avanti, insomma, come...
E come è possibile andare avanti in una situazione del genere, anche perché non so se ho capito male, ma siccome si parla di ristori per tanti esercizi, ristoranti, bar, piscine, palestre, si sente parlare pochissimo di ristori agli albergatori o sbaglio? Guardi, rido perché piangere non è il caso. Le porto il mio esempio personale, ci capiamo. Il governo cosa ha fatto? A un certo momento ha detto: ah, gli albergatori poverini sono in difficoltà, bisogna che diamo una mano anche loro. Cosa facciamo? Proposta di Federalberghi: prendete bilancio 2019 e bilancio 2020 con criterio di equità, perché a me non risulta, ma ci può anche essere un albergo in Italia che ha fatto lo stesso fatturato dell'anno scorso. C'è. Per dire. Quindi criterio di equità significa bilancio 2019, bilancio 2020, vediamo quanto hai perso. Anche all'interno del mio sistema, che so chi aveva l'albergo al mare, in montagna o sul lago, ha perso un 50-60%. Chi ce l'ha in città ha perso il 90-85%. Quindi trovo più corretto che venga dato un euro in più a chi ha perso il 90% piuttosto che chi ha perso solo il 5, solo si fa per dire ovviamente il 50. Risposta del governo: prendiamo il mese di aprile e sulla base del mese di aprile noti che il mese più sfigato in assoluto per trasversalmente per tutti i sistemi turistici italiani è quello di aprile, fatalità. È il mese nel quale il mare deve ancora aprire, la montagna è già chiuso, le città d'arte incominciano a arrodarsi per quello che arriverà a giugno. Quindi i contributi sono stati rapportati sulla perdita del mese di aprile. Io ho un albergo da 70 camere, arrivo all'esempio concreto, di questo posso testimoniare perché le cifre sono mie, le conosco. Io prenderò la bellezza di 3.000 euro di contributo che sto aspettando a giorni, eccetera. Mi verrebbe veramente voglia di dire: prendete questi 3.000 euro, dateglieli a qualcuno che ha più bisogno di me, perché io con 3.000 euro, con la mia struttura, non ci pago neanche una bolletta del gas. Sì, quindi siamo sempre al ragionamento, le cose a pioggia, le cose fatte in un determinato modo. Concordo con chi prima di me ha ricordato che il debito pubblico italiano, lui diceva il 130, a me risulterebbe il 160% del PIL, comunque è il più grave di tutto il mondo occidentale, di tutto il mondo sviluppato. Soldi non ce ne sono, diciamocelo chiaro e tondo, è inutile che continuiamo a ventilare, vi arriveranno ristori di qua, vi arriveranno ristori di là. Bambole, non c'è una lira, mettetevela via, arrangiatevi. Perché un imprenditore come me, che qualche milioncino di euro di tasse nel corso della sua vita le ha pagate, certo, venire a offrirmi 3.000 euro di ristoro mi suona un po' una presa per i fondelli, voglio dire. Capisco la buona volontà, ma la buona volontà di questo governo è nel cercare di accontentare tutti, che secondo me è la cosa più sbagliata in assoluto. Si prende, si sceglie, perché il governo deve prendere delle decisioni, deve scegliere, si sceglie chi salvare e chi non salvare, esattamente come nelle terapie intensive. Purtroppo si sceglie fra uno della mia età e un ragazzo di 30 anni, a quello gli attaccano il respiratore, a me lasciano andare. Non in questo momento, chiaramente, ma quando ci sono le emergenze serie, sì. Sì, decidete. Prima sentivo la polemica sul bonus monopattini, non vi dico neanche sul bonus monopattini nel mio settore le battute che si sprecano. Concentriamoci su chi è da salvare, su chi ha la possibilità di generare nuovi posti di lavoro, di mantenere i posti di lavoro, e cerchiamo quei pochi soldi di investirli bene. Grazie Presidente, grazie molte. Allora vediamo, andiamo in pubblicità pochissimi istanti e poi torniamo. Continuate a scriverci. A tra poco. Di nuovo in diretta, sono le 23.08, grazie per centinaia di sms che avete mandato, tanti ospiti stasera, 3 in studio, 4 collegati, anzi erano 5 perché prima degli attualmente collegati c'era anche l'assessore al turismo Federico Caner, che è risultato positivo, e altri anche in regione, l'assessore a bilancio Calzavara, la vicepresidente Elisa De Berti che abbiamo sentito ieri sera. Piano vaccini, vediamo il Corriere della Sera, Arcuri a fine gennaio 3,4 milioni di dosi, prima ospedali
ed RSA, speriamo che sia così. Nella seconda fase, ha detto il commissario per l'emergenza, si prevede una campagna su larga scala a partire da chi ha un alto livello di fragilità. Torniamo da Maurizio Conte, che è stato consigliere regionale per Forza Italia. Come le sembra che si stia, muovendo? Se pensiamo all'economia, l'azione che doveva fare questo governo immediatamente era quello di che quel credito, appunto, che le imprese hanno nei confronti dello Stato, credito d'imposta, sì, doveva essere automaticamente versato nei conti correnti delle imprese. Quello che di solito l'impresa doveva fare richiedendo, appunto, il recupero di quelle tasse pagate in più, doveva essere automatico da parte dello Stato, appunto, versarlo nei conti correnti, rimettere, appunto, quella liquidità che invece hanno detto andate a prendere ancora una volta in banca, negli istituti di credito. E questa è la soluzione dei 25.000 euro, che sappiamo con quale difficoltà sono stati dati, se sono stati dati, alle imprese che chiedevano, appunto, un sostegno nell'ambito della prima emergenza. In questo momento effettivamente c'è la necessità di rilanciare l'economia, ma una situazione che deve strutturare quello che è il rilancio. Parliamo solo di quello che è il settore alberghiero. Io guardo a un'area importante come quella termale nella zona dei Colli Euganei. Sappiamo che quell'area ormai è da anni che è in forte difficoltà per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda tante strutture che non riescono, appunto, a garantire quella che è un'attività e una redditività di quelle attività. E allora le proposte che si possono fare è quella di rilanciare in un Veneto le possibilità che hanno magari altre regioni del nostro Stato, altre aree, appunto, anche a livello europeo. Quell'area potrebbe diventare veramente un'area di attrattività di tanti pensionati che potrebbero soggiornare in quell'area perché saranno detassati. Detassare quindi tutti quei redditi da pensione che potrebbero diventare quindi attrattivi, di riconvertire certe strutture alberghiere in, appunto, ricettive, residenziali, di quella che può essere un'area che potrebbe diventare veramente un'opportunità non solo per quel territorio, ma per un'area centrale del Veneto che poi può portare economia. Può portare economia il rilancio di un'area e il recupero di una zona importante a livello industriale come quella di Marghera, una riconversione come zona economica speciale. Andare a individuare, e quindi spero che la Regione acceleri quel processo che era iniziato proprio per riconvertire una zona, che diventi attrattiva per imprese che ora vanno al di là del confine perché di là pagano il 15% di tasse. Noi vogliamo, appunto, recuperare un'area, andarla a bonificare perché sappiamo quali sono i problemi ambientali anche dell'area di Marghera, andare a riconvertire quella zona portando nuove imprese, perché il nostro obiettivo è quello di creare posti di lavoro. Non è certo il reddito di cittadinanza che va a deprimere qualsiasi persona che nel lavoro dovrebbe, appunto, realizzarsi, quel giovane che dovrebbe trovare in un'attività professionale, lavorativa, una forma di, appunto, garanzia per il proprio futuro, per crearsi una famiglia. Parliamo, appunto, di dare la possibilità alle famiglie di far figli. Beh, se una famiglia, un padre non ha il posto di lavoro, sappiamo che non è sicuramente il reddito di cittadinanza che può garantire quello che è invece la necessità di economia. Quindi partiamo purtroppo da una base sbagliata. Il rappresentante di Leo può sicuramente mettere in campo tutte le giustificazioni che vuole, ma nell'ambito di quella che è, appunto, una politica sta facendo questo governo, purtroppo anche quello precedente, perché, appunto, il reddito di cittadinanza arriva da certe scelte anche precedenti, sta deprimendo quella che è la possibilità di tanti giovani, ma di tante aree del nostro Stato, delle nostre regioni, di poter rilanciare l'economia. È questo che dobbiamo fare, sicuramente non prendendo in giro i cittadini. Allora, Toninetti, prego. Il reddito di cittadinanza l'ha votato la Lega, non sì, vabbè, qualche errore si può fare, penso. E allora prendeteveli tutti i vostri errori, va, cercate, se sono errori,
non cercate di scaricarli a valle, perché fa ridere. E la Lega ha governato un anno, ha fatto 40 miliardi di passivo sulle politiche di bilancio, se ne governava due o tre chiudevamo battenti direttamente, salvo poi magari squagliarsela come hanno fatto alla fine del 2011. Quindi se fate i debiti poi almeno restate a pagarli. Io per fortuna non rappresentavo in quel momento la Lega, ma Forza Italia. No, lo so, ma parlavo a suocera perché muore intendesse. A portare gli sforamenti di bilancio in Parlamento non è stato sicuramente il governo giallo-verde, ma sono stati i governi successivi, mi sembra. Cioè adesso, visto che ci sono dei parametri europei che contingentano la possibilità di indebitamento del nostro paese, non sono stati fatti in quel periodo, lo ricordo, ma si vada a vedere i dati della Ragioneria dello Stato. Va bene, dopo guardiamo. Prego. Allora, Padrina voleva aggiungere qualcosa, perché Padrina è sempre vulcanico e non le manda mai a dire. No. Sì. È che insomma, sentire queste grandi certezze da parte di un esponente che sostiene il governo, soprattutto un esponente di sinistra che ha una storia di valori importanti nel nostro paese, è veramente stupefacente, voglio dire, ecco. E credo che questo governo dei valori della sinistra abbia veramente, dei valori buoni della sinistra abbia veramente poco. Zanini, un'ultimo, abbiamo proprio pochissimi minuti. Cioè, visto che siamo 5 a 1 in studio, poi posso dire ancora due parole? Sì, prego, prego Toninetti. Infatti... No, a me piacerebbe replicare, ma devo replicare a 5 di centrodestra. Ma in base alle percentuali. Ho anche molta energia, però io credo che sia importante dire due cose. Prima di tutto, sono d'accordo con quello che diceva il presidente di Federalberghi prima, perché anch'io sono contrario, e purtroppo questo è una delle difficoltà quando effettivamente si fanno politiche industriali come si stanno facendo adesso, che i soldi vengono erogati a tutti. Io credo che le imprese che dovrebbero ricevere soldi sono quelle che investono e che assumono, che in questi paesi non sono moltissime, perché abbiamo visto troppe volte che fiumi di soldi, adesso l'ultima manovra di bilancio, perché qui continuiamo a parlare dei 200 milioni di euro che hanno finanziato l'acquisto di monopattini e bici elettriche in finalità ecologista, ma sono stati stanziati circa 70-80 miliardi per tentare di tamponare questa crisi estremamente difficile. E su tutti gli altri soldi alle imprese ne sono stati stanziati molti, sono 25 miliardi solo gli ultimi che sono stati stanziati nella manovra della settimana scorsa, e il problema sarà effettivamente come vedere spesi, perché questo è effettivamente un grosso problema. Avete poi bloccato i licenziamenti alle aziende che non lavorano, cioè come a proposito, cioè già avete la maggioranza e parlate solo voi, almeno magari lasciami parlare, perché parlo io, visto che parlo uno su cinque. Allora, l'altra questione che secondo me è importante è effettivamente capire come ne veniamo fuori con l'Europa, perché abbiamo, grazie agli amici di Salvini, ai sovranisti Polonia, polacchi e ungheresi, abbiamo delle difficoltà a portare a termine l'unica cosa che ci può salvare, che è il Recovery Fund. No, scusi, il Recovery Fund Orban fa parte del Partito Popolare Europeo, è un vostro compagno di viaggio. Che magari parliamo uno alla volta. E visto che lei è anche in studio, io sono da casa, faccio più fatica. Allora, abbiamo 70-80 miliardi che dobbiamo riuscire a portare a casa nonostante i sovranisti amici di Salvini in Europa, e poi abbiamo tutto quel fondo a bassissimi interessi che potranno effettivamente dare una spinta importante sul quadro generale, che come al solito il governo aveva invitato le opposizioni a partecipare alla definizione del quadro generale delle politiche economiche per il rilancio. L'opposizione non ha partecipato, come non ha voluto partecipare all'ultima cabina di regia, così come le regioni, quando gli fa comodo, chiedono autonomia, quando non gli fa comodo chiedono al governo di prendere tutte le regioni, tra l'altro. Noi chiediamo sempre l'autonomia, che ce la diano su tutto. Questa partita semplice e divertente a scaricabarile, dove sostanzialmente l'unico obiettivo è quello di rimettersi la poltrona sotto sedere. Io credo che un tema importante poi vada trattato sia quello definitivamente delle entrate, perché
se si vogliono abbassare le tasse al 15% e contemporaneamente non si vuole far morire la gente perché mancano i medici, gli infermieri e gli ospedali, bisogna scegliere su una larga. A me basterebbe che finalmente le tasse le pagassero tutti, perché io ad esempio sono uno che le tasse le paga fino all'ultimo centesimo, e vedere ancora che c'è gente che difende gli evasori fiscali con le motivazioni più farlocche, i 120 miliardi di euro di evasione fiscale in questo paese, che recuperando i quali è probabilmente l'unica strada che abbiamo per rimettere in piedi l'economia, credo che sia un tema importante. Ma non dobbiamo prendere in giro gli italiani dicendo che si vogliono abbassare le tasse, si vogliono mantenere la sanità, quindi il reddito e cittadinanza. Dobbiamo chiudere. Che lavora in nero. Ci prendiamo in giro. Scusate, allora Zanini, un minuto e poi anche Renzo. Mi spiace che ha parlato meno di tutti, ma intanto lo inviteremo un'altra volta. Gli adempimenti per superare questa fase in cui ci hanno cacciato, della dicotomia tra giovani e anziani, e poi anche e soprattutto tra garantiti e invece coloro che non sono garantiti. Voglio far da sponda al presidente di Confartigianato, perché i non garantiti devono essere privilegiati in questo momento da parte del governo, chiunque esso sia, perché c'è chi ha la pensione, chi è dipendente pubblico e via di seguito, che è garantito, e tutti gli altri in questo momento non lo sono. Bisogna superare queste divisioni, solo in questa maniera noi riusciremo a recuperare il paese, altrimenti non ce la faremo. Allora, Presidente Renzo, a lei la chiusura, la conclusione di questa puntata molto interessante, molto seguita. Guardi, mi rifaccio a chi mi ha preceduto un secondo fa. Allora, in questo paese abbiamo 23 milioni e 400 mila di persone che creano PIL, ok? 18 milioni sono lavoratori dipendenti, 5 milioni e 4 sono i partite IVA, ok? Quindi il PIL viene fatto da 23 milioni e 400.000 persone su 60 milioni. Abbiamo 3 milioni e 600.000 statali e circa 15 milioni di pensionati. Allora, io le dico come mi sono svegliato questa mattina alle 6:30, guardo tutte le macchine mezz'ora alla segna stampa, e volevo dire, visto che il paese, dobbiamo pensare all'unità del paese, a venirne fuori tutti, ecco, volevo dirle che il 9 di dicembre il sindacato unito ha indetto uno sciopero generale, ok? Perché siccome questo paese è talmente unito e va talmente bene che questi 3 milioni e mezzo di tutelati che prendono lo stipendio al 100% rispetto al resto, che c'è chi non lo prende, chi sta prendendo la cassa integrazione quando arriva, ok? Questi il giorno 9, garantendo i servizi minimi essenziali, hanno indetto uno sciopero. Allora, se partiamo dai fondamentali, cioè dal fatto che questo paese dovrebbe essere basato sul lavoro, ricordiamoci che siamo in 23 milioni a mantenere il PIL di 60 milioni di persone, di cui 3 milioni e mezzo decidono il 9 dicembre di scioperare. Questo è il Paese Italia, direttore. Grazie Presidente, grazie molte. Allora chiudiamo con uno spot anti-Covid tedesco, dove si immagina un'intervista del tutto fantastica, e sentiamo cosa dice questo personaggio. Era l'inverno del 2020 e tutti gli occhi del paese erano su di noi. Avevo appena compiuto 22 anni, studiavo ingegneria a Chemnitz quando arrivò la seconda ondata. 22 anni, a quell'età vuoi far festa, studiare, conoscere nuova gente, cose così, andare a bere con gli amici. Ma il fatto aveva in serbo altro per noi. Un pericolo invisibile minacciava tutto quello in cui credevamo. All'improvviso il destino della nostra nazione era nelle nostre mani. Abbiamo raccolto tutto il nostro coraggio e abbiamo fatto quello che ci si aspettava da noi. L'unica cosa giusta da fare, noi l'abbiamo fatta. Ossia, assolutamente niente. Siamo stati pigri come procioni. Giorno e notte abbiamo tenuto le chiappe a casa e così abbiamo combattuto la diffusione del virus.
Il divano era il nostro fronte, la pazienza la nostra arma. Sapete, ogni tanto mi viene da sorridere ripensando a quei tempi. Quello era il nostro destino. Così diventammo eroi in quell'inverno del coronavirus nel 2020. Diesen Corona-Winter 2020. Lo trovo splendido, no? Un reduce di guerra sembra che abbia appunto, che ricordi un conflitto bellico, ed è un anziano che in un futuro immaginario ricorda quando aveva 22 anni e combatté contro il coronavirus nel modo in cui ha descritto in maniera molto significativa. Grazie, grazie a tutti, veramente, grazie ai nostri ospiti collegati. Li saluto di nuovo, Tuninetti, Roberto Tuninetti, Leonardo Padrin, non vedo cosa... No, vi facevo vedere l'ultima profezia del capo dell'opposizione, che diceva non ci sarà una seconda ondata. Io ringrazio che non ci siano questi personaggi al governo, se no neanche quello che si è riusciti a fare non si sarebbe fatto, che non ci doveva essere la seconda ondata. Va bene, allora dicevo Leonardo Padrin, Marco Michielli, grazie ancora Presidente. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a Sandro Venzo, grazie, grazie Presidente, grazie. A presto, venga in studio prossimamente, e ringrazio qui in studio Vittorio Zanini, medico, grazie Zanini, Maurizio Conte, grazie molte. Buonanotte, grazie. Grazie dottor Conte, grazie anche ovviamente a Gianangelo Boff, responsabile provinciale della Lega a Treviso. Grazie a tutti. Buonanotte, Fabrizio, grazie. Fabrizio Bazzoni in regia con Simone Merlo, e ci vediamo domani sera. Grazie a tutti, buonanotte.